fate solo un push-up. E mantenendo la posizione, 4 volte il kick. Alla prossima, fletti la gamba avanti, sistema la piegata. Passa l'altra tesa avanti e rimani seduto in bacino neutro. Io sono a specchio, eh? Quindi voi avete la destra tesa, torna, e la sinistra piegata. Da qua, ogni volta che espiro, raggiungo la C-shape. E apro allungando le braccia al cielo. Di nuovo, fuori l'aria, C-shape. L'addome spinge sulla zona lombare si arrotonda, cercate di non abbassare troppo lo sguardo, di non scendere troppo. Alla prossima ti fermi in C-shape. Solleva la gamba piegata da flessa e l'altra la sollevi tesa a 45. Appoggia le mani lateralmente, crea un overflow tra le mani e i piedi e inspira, rotola dietro sulle scapole, fuori l'aria, mantieni l'equilibrio. Di nuovo, in, rotolo dietro, S, mantengo l'equilibrio. Ancora due. L'ultima ripetizione. Appoggia i piedi a terra e le mani dietro, ruotate dietro il bacino. Al prossimo espiro spingi la pancia dentro e libera sui leg pull. E ritorno. Cercate di rimanere concentrati senza perdere l'allineamento della colonna. Spesso mentre andiamo su piedi di mollare la testa indietro. A maggior ragione dobbiamo pensare di dover schiacciare qualcosa sotto il nostro mento. Alla prossima.